Benvenuti amici, credo che questa mattina ci siamo svegliati un po' tutti, oddio, io forse un po' meno, più consapevoli di quello che è il reale valore della Roma di quest'anno e del suo destino, come tra l'altro mi sembra di avere predicato già da parecchio tempo, ma purtroppo c'era una narrazione ora che andava per la maggiore che doveva per forza di cose descrivere Daniele De Rossi come il mago Merlino che arriva con la bacchetta magica e trasforma Cardosp in Cafù, eccetera. Ma io dico, ma vi siete resi conto ieri sera Cardosp come è entrato in campo, che impatto ha avuto sulla partita? Cioè, sembrava un ragazzo che stava facendo raccattapalle, ma forse neanche per uno che stava vedendo la partita in tribuna, che gli hanno detto: guarda, non abbiamo finito le sostituzioni, va in campo, metti da destra e cioè. Purtroppo l'abbiamo detto tante volte qual è il livello reale di alcuni giocatori. Ora c'è grande preoccupazione perché c'è in fretta e furia da organizzare questa trasferta a Udine, che è estremamente insidiosa, perché in 20 minuti tu a questo punto, vista la situazione di classifica e le poche partite che mancano al termine del campionato, vinto ieri sera matematicamente dall'Inter di Inzaghi, tu sei costretto a vincere a Udine, perché a questo punto il pareggio purtroppo non serve più a niente. Tra l'altro stanno migliorando molto, ho letto oggi le condizioni di Ndicka, sono stati scongiurati tutti i possibili problemi di natura cardiaca, il pneumotorace è stato assorbito, quindi diciamo che lui presto sarebbe praticamente impiegabile, ma ovviamente questo non avverrà perché adesso è stato anche fermo, quindi c'è bisogno di tempo. Io sinceramente non credo che Ndicka lo rivedremo in campo da qui alla fine della stagione, forse proprio nell'ultimissima partita gli faranno fare una passerella, ed è un problema perché Ndicka ci sarebbe stato utile in campionato per far rifiatare qualcuno. Allora, vista la classifica dopo 33 turni, che recita: Inter 86, Milan 69, Juventus 64, Bologna 62, Roma 55 con una gara in meno, quella di Udine che ripartirà dal minuto 71 sul risultato di 1-1, Atalanta 54 con una gara in meno anche lei, però che sarà recuperata a fine campionato, che è un'altra grande porcata perché in questo modo l'Atalanta all'ultima partita saprà quale è il risultato che lì potrebbe servire per entrare in Champions o meno, quindi anche qua ci sarebbero tante cose da dire. Io penso che Roma-Udinese andava recuperata, anche se solo per 21 minuti, contemporaneamente all'ultima partita dell'Atalanta, in quanto le due squadre sono in lotta per la zona Champions. Lazio 52, e tra l'altro rientrata in corsa anche la Lazio. Napoli 49, Fiorentina 47, Torino 46, Monza 43, Genoa 39, Lecce 35, Cagliari 32, Verona e Empoli 31, Udinese e Frosinone 28, Sassuolo 26, Salernitana 15. Sta mettendo molto male anche per il Sassuolo, che si è trovato invischiato nella lotta per non retrocedere, non ha una squadra abituata a combattere per la retrocessione e rischia a questo punto seriamente la retrocessione. Dunque, quindi il prossimo impegno della Roma è giovedì 25 aprile, quindi dopodomani alle ore 20, e dopodomani, se non sbaglio, alle ore 20, poi Napoli-Roma 28 aprile di domenica, e poi c'è l'impegno di Europa League giovedì 2 maggio alle ore 21 contro i temibili tedeschi del Leverkusen. Allora, andiamo un po' a leggere un po', le opinioni dei giornalisti vari su quanto sta accadendo. Partiamo ancora una volta da David Rossi, a commento di Bologna-Roma 1-3, che poteva anche finire con un'umiliazione se fosse stato convalidato il quarto gol di Castro, che era appena subentrato. Abbiamo preso 1-4 dal Bologna, era pesantino. Allora, il Bologna è la nuova Atalanta, però che bell'esordio. È stata superiore alla Roma. Una Roma stanca e poco concentrata, con qualche infortunato. Poi tra un anno la Roma può fare un calcio anche superiore al Bologna, ma oggi collettivamente gli emiliani sono superiori. Ho capito, ma quale Roma? Quella versione campionato, quella versione Milan che si è opposta al Milan, poi del Bologna avrebbe fatto polpette probabilmente.
È la squadra che gioca meglio a calcio in Italia, anche meglio dell'Inter. Ma meglio dell'Inter? Non lo so, sinceramente non lo so. Tanti complimenti a lui, hanno meritato di vincere. Gianluca Piacentini, Maresca è uno degli arbitri più scarsi che abbia mai calcato i campi di calcio. Disastroso ieri Maresca. Il fatto che l'anno scorso sia stato premiato dall'AIA come miglior arbitro, pensa un po', ti fa capire, mi è sfuggita questa cosa. Ti fa capire il livello infimo della classe arbitrale. Ma questo è un tema interessante. Il livello è basso della classe arbitrale, il livello è basso anche delle squadre, il livello è basso anche della qualità dei giocatori, perché sono pochi i giocatori di grande talento nel nostro campionato, sono veramente molto pochi. Uno è Dybala, ma sono pochi, proprio pochi. E è basso il livello dirigenziale, è basso anche il livello dei giornalisti. Sono tanti ex calciatori che si sono riciclati opinionisti, non sempre con validi risultati. Ci sono persone che riescono a fare la seconda voce anche di emittenti molto importanti, più perché riescono a infilarsi bene per conoscenze, amicizie. C'è una mediocrità impressionante anche tra l'altro, venendo a noi, anche tra gli youtuber, ad esempio, non solo della Roma in generale, c'è una grande mediocrità. La qualità nella nostra società è diventato un lusso a tutti i livelli, proprio. Anche in politica del resto è così. E è veramente un'epocaccia, ragazzi. Oltre a essere un arbitro scarso, dice Piacentini, si è palesato come strumento di chi ha deciso di fare una ritorsione nei confronti della Roma per quello che è successo nelle ultime settimane. È stato mandato al posto giusto, al momento giusto. Non ci sono dubbi. Detto questo, c'è da fare i complimenti al Bologna, la squadra migliore di tutta la Serie A. L'andata ci hanno massacrato, ieri è stato differente, mi è sembrata una squadra più matura, è stato un collettivo perfetto, è quello a cui deve ambire la Roma il prossimo anno, ma con degli interpreti superiori a livello qualitativo. Claudio Moroni, ma io penso che il fatto che non sia stata concessa una dilazione, un rinvio di questi 20 minuti a Udine siano il chiaro segnale che la Roma comincia a dare fastidio ai piani alti, che mai ce ne fosse ancora bisogno. Ieri la delusione c'è stata, bisogna essere onesti, delle partite che ci mancano questa era la più importante. Io personalmente, ragazzi, avendo perso la gara d'andata, confidavo anche in un desiderio di rivalsa da parte dei nostri giocatori e pensavo che un 1-0 e poi tutti dietro ci si poteva uscire fuori. Però credo che fin dai primi 8-9 minuti si sia visto che la Roma era svuotata, non era la Roma di qualche giorno prima, e che quindi questa partita che invece il Bologna aveva potuto preparare nel modo migliore, visto che giocano solo una gara a settimana, purtroppo si sarebbe rivelata difficile. Ma prendiamo questo Bologna e facciamolo giocare ogni 3 giorni e poi dopo voglio vedere come si arriva a fine aprile. È un po' questo il discorso che nessuno fa. Il Bologna gioca bene giocando una partita a settimana e con dei giocatori, anche alcuni sono molto giovani. Se perdevi col Napoli sarebbe stato meno grave, dice Claudio Moroni. L'arbitro non basta un'ammonizione scellerata a cambiare il risultato. Sì, però l'ammonizione scellerata è anche quello una componente che innervosisce i giocatori e li inibisce anche nelle entrate. Cioè, ragazzi, noi dobbiamo capire questo, che se io come arbitro voglio condizionare una partita, io nei primi 20-25 minuti ammonisco tre difensori della squadra e quella squadra non si muove più perché pensa che come fa fallo viene ammonita. I tre difensori non fanno fallo ma non prende il secondo giallo. Cioè, se vogliono condizionare la partita è facilissimo. Il problema è che questa squadra è stanca mentalmente. Shaarawy, Paredes e Pellegrini hanno avuto tre occasioni per fare gol, ma il calcio è così. Restiamo con i piedi, c'entra niente questo con la stanchezza mentale, però. Restiamo con i piedi per terra. Lukaku, la sua permanenza deve essere la prima mossa, poi il laterale destro e il centrocampista, fine. Ma io penso che la Roma debba cambiare invece 6-7 giocatori almeno, almeno, e
certamente la condizione di Ebram ieri, considerando che è stato una maggiocata, è stato fermo un anno, è abbastanza preoccupante perché l'Ebram che abbiamo visto ieri non è in grado di scendere in campo dal primo minuto nella Roma, quindi c'è anche questo problema qua. Francesco Oddo Casano, Smalling in questo momento storico non può giocare 3 partite a settimana, in questo momento storico, in questo momento. Altrimenti ieri De Rossi lo avrebbe fatto giocare, ha fatto benissimo a non farlo giocare. Ma lui secondo me non deve giocare neanche a Napoli. Non deve giocare a Napoli. Smalling deve gestirti per il Leverkusen, che è una partita fondamentale della nostra storia. La Roma si sta giocando la vita sportiva in questo finale di stagione. Mourinho, le sue dichiarazioni le trovo livorose, anche umanamente comprensibile da chi ritiene di essere stato ingiustamente licenziato, ma da tifoso della Roma non si può non reagire ascoltando certe dichiarazioni. Maresca, ieri mi ha fatto perdere la testa, se fossi stato in campo non avrei finito la partita. Io invece penso che Mourinho abbia detto l'esatta verità, che quando è arrivato lui a Roma nessuno guardava la possibilità di vincere qualcosa, ci accontentavamo sempre di questa qualificazione Champions che a forza di essere inseguita come un traguardo non la c'entravamo più, perché è anche questo il paradosso, e nessuno pensava in grande. Lui ci ha riabituato, o forse abituato per la prima volta a pensare in grande, perché infatti quest'anno noi ragioniamo anche di cercare di vincere l'Europa League, cosa che prima non avveniva, ma essendo arrivati in finale lo scorso anno ci crediamo molto di più. Fabio Petrucci, io Ebram lo cederei, vi dico la verità, io lo rimanderei al Chelsea per tenere Lukaku. Beh, senz'altro. Mourinho quest'anno ha fatto 29 punti in 20 partite. Sapete che c'è? Che Ebram il primo anno beneficiava delle percussioni e degli strappi di due giocatori come Mkhitaryan e uno Zaniolo che ancora non era entrato nella sua fase calante proprio, tant'è vero che ha deciso la finale di Tirana. E Mkhitaryan, ragazzi, ci siamo resi conto credo proprio quest'anno all'Inter, che è un giocatore che fa la differenza perché è molto intelligente anche a livello tattico, è veloce, è ficcante e apriva tanti spazi. Perché a volte era sufficiente dargli la palla, questo partiva dritto per dritto e Ebram ha beneficiato di questo grande dinamismo da parte di questi due giocatori, secondo me. Ma l'Ebram dell'anno successivo è un giocatore completamente diverso. Non parliamo poi adesso dopo un anno di infortunio che comunque mette KO chiunque. Mourinho quest'anno ha fatto 29 punti in 20 partite. Ma poi ogni volta che parla della Roma non dice mai una parola su De Rossi per il lavoro che sta facendo, e invece ci potrebbe stare. Ma non ci possiamo però impantanare nel dibattito Mourinho contro De Rossi, eccetera. Andiamo avanti, che mancano poche partite alla fine della stagione e ci sono degli obiettivi da mettere nel mirino. Mario Corsi, Maresca si vede che non è capace ad arbitrare. Quando all'inizio fa quelle due ammonizioni fa una cosa sconvolgente, si sono guardati in faccia sia quelli della Roma che quelli del Bologna. Dopo però c'è la partita e quella l'ha vinta il Bologna. Il problema della Roma è che non ha una panchina importante. È quello che dico sempre anche io. Purtroppo per noi come ricambi abbiamo Aouar e Sanche Aouar, che delusione è stato ragazzi. Aouar e Sanchez, che sono due giocatori che non servono alla causa. Ebram ha perso un sacco di palloni, forse ha ancora paura di prendere colpi sul ginocchio, ma allora non deve giocare. No, ma non è che lui non è che ha paura, è che proprio atleticamente deve ritrovare proprio il ritmo partita. Stai fermo un anno e così è completamente arrugginito proprio. Lukaku, non ne parlate più anche quando non gioca bene, è un riferimento là davanti, certamente. Sento parlare di De Rossi, ma ieri non poteva fare altro, ora bisogna difendere il quinto posto dall'Atalanta. E difendiamo il quinto posto, che volete che vi dica. Daniele Lo Monaco, Udinese Roma, 20 minuti sono pochi, sia per immaginare una gara all'attacco che per una gara a tendista. 20 minuti possono anche essere tanti,
Non è detto, se per esempio tu non riesci a segnare, non ti passa mai il tempo, continui ad attaccare, possono essere anche infiniti i 20 minuti. In 20 minuti devi andare a 1000 per tutto il tempo e i giocatori non sono abituati, per questo è un'anomalia, ma non è che non sanno che devono giocare 20 minuti, è chiaro che spingeranno il piede sull'acceleratore fin dall'inizio, non è che ti puoi mettere a gestire la partita, no? Non ti potrai permettere pause di palleggiare, di aspettare il momento giusto della partita, perché non c'è. Vabbè, 20 minuti però più recupero. Non è che sia proprio così poco, eh. Penso, costruiremo 4-5 azioni in 20 minuti. Devi andare a 1000 all'ora per tutti e 20 minuti, ma non è così. Vincendo rimetteresti le cose a posto dopo ieri. Cannavaro appena arrivato non si inventerà nulla, ma c'è anche Pinci che conosce bene De Rossi. Ma Piero Torri, Udinese-Roma, credo che bisognerà rischiare di perdere pur di vincere la partita. Devi rischiare tutto, il pari non ti serve a nulla nel rapporto con l'Atalanta, perché se poi loro vincono con la Fiorentina ti scavalcano. Io rischierei fortemente. Roberto Pruzzo, è stata una bella partita giocata bene anche dalla Roma, specie nei primi 20 minuti, avendo anche due occasioni clamorose, ma sono un po' casuali queste due occasioni. Il Bologna poi ha preso possesso del centrocampo e ha meritato, anche se la Roma non è mai uscita del tutto dalla partita. Una squadra correva molto, lo ha fatto per tutti i 90 minuti, appunto perché gioca una partita a settimana. La Roma invece ha pagato l'impegno col Milan in 10 contro 11. Il Bologna merita la posizione che occupa, la Roma deve stare attenta a gestire le forze perché gli impegni sono ravvicinati e tutti molto importanti. Stefano Agresti. È stata una gran bella partita, giocata bene da tutte e due le squadre, ma a me la Roma non mi sembra che abbia giocato bene, sinceramente, ieri. Mi sembra proprio. Il Bologna ha avuto il merito di capitalizzare le sue occasioni, ma il Bologna ha avuto diverse occasioni, ha preso una traversa, un gol annullato, insomma, non è proprio come ce la stanno dicendo. Ci stava che si alzassero i toni, ieri ci si giocava tantissimo, il Bologna aveva il vantaggio di aver pensato a questa partita per 9 giorni, mentre la Roma solo per 4. Ma non è che si tratta di pensare, si tratta di avere della ruggine derivante da uno sforzo fisico 4 giorni prima, le botte prese, eccetera, eccetera. Questa è la seconda partita che De Rossi perde in quasi 3 mesi. Ci sta contro questo Bologna, l'importante è ripartire subito. Non ne farei un dramma. Udinese-Roma alle 20 è stata una scelta dei giallorossi giocare a quell'ora per fare tutto in un giorno. È un'ammazzata, diciamo, vabbè. Gianni Visnadi, la Coppa del giovedì qualcosa toglie, ci credo. Il divario in campo è stato netto. Ma io sinceramente ragazzi non ho visto un divario netto, ho visto una squadra in palla che stava bene e un'altra che era stanca, ecco sinceramente questo ho visto. E la Roma di partita il giovedì ne farà altre, buon per lei perché, boh, vabbè. Però se non la vinci, quella coppa è maledetta perché in campionato ti toglie tanto. In questo senso l'impegno di giovedì prossimo è pesante. La partita di Udine è una scocciatura. Una scocciatura, una partita che vale 3 punti, non per i 20 minuti, ma per tutta l'organizzazione del match e 2 giorni di lavoro non corretta. Questo senz'altro non è che è una scocciatura, è un problema di gestione. Questa era una settimana in cui la Roma doveva essere libera, la Lega poteva trovare una soluzione, ma siccome non c'è stata unanimità, ci si attacca ai regolamenti. La protesta della Roma ci sta tutta, secondo me è sacrosanta, e cioè c'è questo problema sempre del palazzo che non ci aiuta, però io credo che deve essere ben chiaro a tutti una cosa. Il Milan è una squadra più forte del Bayer Leverkusen perché il Bayer Leverkusen, pur avendo alcuni ottimi giocatori, non ha Maignan fra i pali, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Leao, Giroud e Pulisic per fare i nomi più importanti. Il Bayer Leverkusen, il centravanti del Bayer Leverkusen, è Schick, che noi conosciamo anche molto bene. È una squadra, Ciaka, Grimaldo sull'esterno sinistro, ha qualche buon giocatore, ma il Milan è una squadra che anche per blasone, per esperienza europea, molto più importante del Bayer Leverkusen. Noi l'abbiamo battuto a Milano e a Roma. Se noi sapremo ripetere la prestazione che abbiamo fatto con il Milan, non avremo problemi a regolare il Bayer Leverkusen nella gara di andata con 2 gol di scarto, ipotecando la finale. Io la vedo così. Quindi mettiamo nel mirino molto bene l'Europa League, perché l'Europa League nel caso in cui
qualcuno se ne fosse dimenticato, perché ho questa impressione, vale la qualificazione in Champions, come il quinto posto, il sesto e il quarto posto. Tra l'altro, se noi dovessimo, o anche l'Atalanta, rimanere fuori dalle prime 5, vincendo l'Europa League, avremmo 6 squadre in Europa League. Diciamo che arriviamo noi quinti, l'Atalanta sesta. Se l'Atalanta vince l'Europa League, si qualifica anche l'Atalanta, avremmo 6 squadre in Champions. E, sì, in Champions. Quindi, secondo me, in un'eventuale finale, la Roma con Marsiglia Atalanta è favorita. Una gara secca è favorita. E quindi, soprattutto la gara di andata con Leverkusen è determinante, perché noi possiamo ipotecare il passaggio del turno e a quel punto veramente convogliare tutte le nostre energie nella direzione del riscatto per il grave torto che abbiamo subito lo scorso anno a Budapest nella finale contro il Siviglia, arbitrata dal famigerato Taylor, che ne sta combinando tutti i colori anche in campionato, è contestato ormai a tutti i livelli, come sapete. Noi dobbiamo fare questo. Attenzione a non disperdere pericolosamente energia a destra e a manca, perché se noi cominciamo a guardare il campionato, l'Europa League, il campionato, alla fine succede quello che è successo ieri, che andiamo a perdere. Io l'avevo detto, tutte queste partite, una la perderemo, non è che possiamo vincere tutte, ve l'ho detto diverse volte. Quindi io vi leggevo il calendario, vi dicevo, se vi ricordate, ma chi mi segue, vi dicevo: Roma-Bologna, Udinese-Roma, Napoli-Roma, Roma-Leverkusen, Roma-Juventus, Leverkusen-Roma, Atalanta-Roma, Genoa-Roma, eventuale finale, Empoli-Roma, ma sempre ogni 3 giorni, 4 giorni. Una la perdi, magari potevo pensare per esempio il Napoli oppure il Bergamo, ecco, magari non pensavo di perdere in casa col Bologna, ma ci stava tutta questa battuta d'arresto che probabilmente sarebbe arrivata dopo un impegno europeo, quindi o Roma-Bologna o Atalanta-Roma o Roma-Juventus, ci stava questa battuta d'arresto, perché anche Roma-Juventus il 5 maggio, quando Roma-Leverkusen si gioca il 2 maggio, diventerà una partita molto complicata che dovremo giocare anche con qualche rincalzo, eccetera. Quindi va c'è tempo a giocare con la Juventus, con Christensen, Huijsen, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, questa è una fase. Sono 10 gare praticamente in un mese della Roma, tra il 22 aprile e il 26 maggio sono 10 gare, una abbiamo già persa col Bologna. Noi ora dobbiamo indovinare la scelta giusta è concentrare, come secondo me De Rossi sta facendo, le energie migliori e preservare i giocatori importanti per queste 3 gare, sono 3 gare, 270 minuti, due semifinali, cui una ce la giochiamo chiaramente all'Olimpico, e una finale, finalissima, che è una partita che ci darebbe grandissimi stimoli contro una squadra come l'Atalanta che conosciamo perfettamente, sappiamo tutto di ogni singolo giocatore, a cominciare da Scamacca, che è un prodotto delle nostre giovanili, che è un altro giocatore come Scalacalafiori, nel quale non si è creduto abbastanza, secondo me, perché Gianluca Scamacca è un giocatore che ha un fisico tale che è difficile. Ma potrei fare anche lo stesso discorso per Calafiori, era difficile non accorgersi, ma uno strapotere fisico atletico impressionante che secondo me ancora deve sbocciare, però non ci si è creduto, ma non è stato il solo caso. Il Marsiglia è una squadra che ha Aubameyang in attacco, un buon giocatore, sicuramente ha avuto dei periodi molto buoni, adesso un po' in calo. C'ha Veretout a centrocampo, conosciamo benissimo. Paolo Lopez in porta, una squadra che noi in finale battiamo su, c'è poco da fare. Quindi io cercherei di. Secondo me De Rossi ha già intrapreso questa strada, solo che questa gestione, purtroppo, unita agli impegni in coppa, porta a perdere dei punti, c'è poco da fare. E lui ieri, secondo me, non si aspettava di perdere, è anche molto incazzato perché. Per esempio, questa sconfitta adesso lo costringe, per esempio, in questi 20 minuti a Udine a dover vincere per forza. Poi c'è il Napoli, che arriva poco prima della semifinale. La partita di Napoli è fastidiosa perché è una partita che
nella quale io temo anche qualche infortunio, perché comunque il Napoli è una squadra, c'è un ambiente dove sono avvelenati con questi brutti risultati che stanno ottenendo, sono contestati, ci potrebbe essere anche un grande nervosismo. Purtroppo è la classica partita dove perdi un giocatore per infortunio, questa qua. Speriamo di sbagliare, naturalmente. Io comunque seguo questa linea molto chiara. Puntiamo all'Europa League, puntiamo a Dublino, puntiamo a riscattare la sconfitta dell'anno scorso. In campionato cerchiamo di ottenere risultati, ma cerchiamo di tenere anche lontani gli infortuni, perché perdere, per noi commetteremmo lo stesso errore dello scorso anno quando Dybala, toccato duro da Palomino, viene lasciato in campo a Bergamo e poi paga Dazio, poi nonostante che riesce comunque a segnare in finale, perché poi lo devi togliere perché si portava dietro questi infortuni. Ci sono dei giocatori che vanno preservati, su tutti Smalling, Dybala, Lukaku, ma anche Spinazzola, perché con la sua esperienza in ambito internazionale Spinazzola è un giocatore che fa ancora la differenza a livello di Europa League. Questi giocatori vanno tutelati in tutte le maniere per poter affrontare il Leverkusen prima e l'ultima partita di finale il 22 maggio a Dublino nelle migliori condizioni. Un abbraccio a tutti.